Salve a tutti. L'appuntamento. Le piscine sono chiuse. Ma è bene, mo mai te peppa col. Quanto è te che la pizza passi che tonda qua, face conta di niente. La fa la ronda sempre più da prescia. La fila trie, la screca loce, la cema da perte. Lei è un po' da dite. Bene, ci andiamo alla conclusione. Io concluderò con una poesia di Galli. Questa la leggo io, un po' per vanità, un po' perché insomma mi fa piacere. E questa poesia forse non è neanche la migliore in assoluto di Galli, però è quella che ci permette attraverso anche un confronto, assieme ad altri esempi che abbiamo qui presenti, vi farò, di come interpretava la poesia e di come interpretava il mondo Walter Galli. Allora, l'esempio qual è? Il viaggio, il tema del viaggio. Il tema del viaggio ha un carico letterario che è micidiale. Il viaggio è la letteratura. In Occidente il viaggio è la letteratura. Pensate a Odissea, insomma. Quello è il viaggio. L'infernale viaggio. Insomma, il viaggio è... E quindi tutti quanti, chiunque può scrivere, e scrive, insomma, si confronta con quel problema. È un problema, un esempio, in qualche modo una sfida. E allora, bene. Galli, col suo modo pacato, tranquillo, riservato, affronta la sfida. Prima di lui, o quantomeno accanto a lui, prima o dopo, nel dialetto romagnolo, abbiamo perlomeno due grandissimi esempi. Ce ne sarebbero anche altri, mi limito a due per rimanere ai nomi che ho fatto. Beh, uno è Evias, il poemetto di Torino Guerra, da cui è stato tratto anche un film Il Viaggio, che racconta di questi due anziani che servono dalla cima della Valmarecchia, essendo lunghi la Valmarecchia per arrivare al mare, poi ci perdono nella nebbia del mare, eccetera. Poetico. L'altro Vias, secondo me geniale, assolutamente geniale, è quello di Lello Baldini. Il Via Zero, in cui Lello Baldini se la prende con la moda del viaggio, che rivendica le radici, prende in giro quelli che vanno in Kenya, quelli che vanno in giro, che quando ritornano fa vedere le diapositive. Insomma, questa moda del viaggio assoluto, dice io sto bene qui, sto bene, voglio andare ai cappuccini a prendere quel frutto lì, vado sulla Marecchia, ci sono quelle belle ragazze che camminano, là, che sembrano le fanciulle in fiori di Proust, eccetera, eccetera, e quindi io voglio stare qua. Bene, e adesso sentiamo invece Walter Galli. Da un bel viaggio, quindi riepilogando, il viaggio, una sorta di viaggio d'amore senile, l'attacco alla nevrosi turistica dell'uomo contemporaneo, mettiamola così, do una versione riduttiva di Baldini, molto più ricca questa poesia. Ecco, Galli in un bel viaggio, in acqua, prepara, racconta com'è il viaggio di quelli della Val d'Occa, che è in fondo l'ultimo viaggio possibile. Un bel viaggio. Un Egeva, e Barbino, un Ed, l'Isnir, un Ed, de Marangò, lo Egeva sempre, che da grande, l'avrebbe via sé, zirate voi. Un lavù della Grecia, va pulà. Un era mai scappè dalla Val d'Occa, che il ciametti sul te, proprio. I facesse un viaggio in bastimone, da Napoli a Bengasi, a nord, a Sestè, per via di Sacurè. E a tot calmini, con spaseva in verde. Pu che fosse arrivé, la vede bella. Aventi in tria, sotta e solaglione,
a fer ciutteti e a nota troppo una beusa a ste, da ste chi arriveva. Una lettera da Echegna, un'enta dall'India, un'enta da un paese fuffato e pure più niente. Bene, ringraziamo i nostri amici Davide Agnani e Gianfranco Mirogori. L'incontro con Walter Galli prosegue, quindi fino al 25 ci sarà a disposizione dei suoi quadri. Il 25 avremo il professore Enrico Galavotti che presenterà il suo ultimo libro Pazienza e Disterni in Walter Galli. Quindi vi aspettiamo per quell'occasione per continuare ad approfondire la figura di Walter Galli. Grazie della vostra presenza che è stata numerosa e buona serata.